Questo è semplicemente il ponte del popolo e ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto pagare a chi lo doveva gestire per assenza di manutenzione, l'ha fatto crollare, e l'abbiamo fatto costruire dalle migliori società pubbliche e private che abbiamo in Italia. Non sono lievitati i costi e i tempi sono stati rispettati. Avete mai visto una cosa del genere negli ultimi decenni? Siamo stati abituati che il modello di fare politica in Italia portava a delle promesse che non si mantenevano mai, a dei costi di cantiere che lievitavano di anno in anno, e maggiori erano i ritardi nel costruire un cantiere, nel portarlo a termine, e maggiori erano i costi, con ruberie, tangenti, indagini, arresti. Qua invece, con un modello che lì sì, dobbiamo dire, del Movimento 5 Stelle, un modello della gente per bene, della gente con le mani libere, volitiva, e che è stata in grado, perché non aveva interessi particolari da difendere, ma gli interessi generali della gente, ha pensato e ha scritto un decreto forte, straordinario, che ci ha difeso dalle azioni legali del concessionario, che ci ha fatto in tutti i modi, in tutte le sedi, e in poco più di un anno ha messo in piedi un'opera straordinaria, che è la rappresentazione di un nuovo modello di fare politica, non più un modello che tutela gli interessi particolari di quei grossi gruppi industriali che sono talmente forti e ricchi da potersi comprare chiunque, pure le reputazioni, e io non so i danni e i svantaggi, gli attacchi che da ministro la mia reputazione ha subita, e che quindi ha messo da parte quel sistema di potere e ha pensato esclusivamente ai cittadini, e quindi ha avuto modo di sognare, ha avuto modo di avere una visione di quello che sarebbe stato il percorso e di raggiungere l'obiettivo, che è quello di costruirlo in poco più di un anno, perché ricordatevi che la ricostruzione è partita a fine dicembre del 2018, perché il sito era sotto sequestro da parte della magistratura, ed è una cosa straordinaria. Ma mi permetto di dire che con il Movimento 5 Stelle, inteso come cittadini per bene liberi che non fanno gli interessi di chi li foraggia le spalle, di chi finanzia le campagne elettorali, finanzia i partiti o finanzia le fondazioni, ma che fanno gli interessi della gente, il modello di Genova è un modello che continuerà ad esistere. Quindi siamo orgogliosi di noi stessi, questo è il ponte del popolo. Non permettete a nessuno di metterci il cappello politico sopra, e in tanti stanno cercando di farlo, perché quello è il ponte di tutti noi, ed ogni volta che lo guarderemo, ogni volta che lo percorreremo, oltre a ricordarci la sofferenza delle vittime e dei loro familiari, gioiamo del fatto che questo è un ponte del popolo italiano, il ponte dei cittadini onesti, il ponte dei cittadini per bene, che hanno vinto su un sistema di potere che fino allora dominava su tutto e tutti. Io quando sono entrato al ministero ho cambiato la serratura. Quelli che prima, quelli che avevano i concessionari, immensi guadagni che incidevano su tutto, anche sulle linee politiche, si sono trovati la porta chiusa, e potevano certamente entrare, ci mancherebbe, ma si trovavano di fronte uno Stato diverso da prima, uno Stato che non attendeva i suoi loro finanziamenti, ma uno Stato che diceva loro quali erano le regole da rispettare. Abbiamo cambiato tutto, e quindi ricordatevi bene che anche se i governi passano e i ministri passano, le loro azioni rimangono per sempre, e il ponte di Genova rimarrà per sempre, e ogni volta che lo guardiamo, ogni volta che lo percorriamo, ricordiamoci che quel ponte è nostro, di tutti gli italiani e di nessuno d'altro.